È una squadra, è un'unione di persone che si è formata in questi 5 anni e che io sono onorato di rappresentare. Il primo pensiero l'ha rivolto ai suoi genitori, la dedica a loro, alla sua famiglia ovviamente. Sì, mamma l'ho persa 10 anni fa, papà l'anno scorso, però va anche a mia moglie, anche perché lei è stata un anno fa colpita dal male del secolo e l'abbiamo superato insieme. Sindaco Raffaele De Leonardis, riconfermato con percentuali altissime, qual è l'emozione del primo momento? È più forte di quella di 5 anni fa, è questa, i miei amici, il popolo di Qualiano, quello che ci ha premiato, Michele. La commozione è tanta, però adesso bisogna pensare subito al futuro della città. Sappiamo che il PUC è uno dei primi provvedimenti, evidentemente che era a cavallo anche alla fine di questa amministrazione. Quali sono i tempi? Com'è la situazione? L'ha annunciato il candidato Marrazzo, non so nemmeno se sia stato eletto, non ho ancora i dati delle liste, però in settimana noi credo che avremo il decreto di coerenza, ed è un altro successo della nostra Qualiano. Qualcuno diceva che come programma elettorale aveva il PUC, non l'abbiamo già approvato. Si parla che le liste al momento avrebbero superato il 70%, insomma si aspettava dati così importanti? Sì, mi aspettavo, perché è una squadra granitica, una squadra che è nata sulle fondamenta di 5 anni di amministrazione fatta alla grande, di 5 anni di accordi, di situazioni sviscerate insieme, di condivisione, di aiuto da parte delle istituzioni. Una squadra che si è fondata su questi valori non poteva che non vincere con queste percentuali. Poi ho avuto l'onore di guidarle, ma il merito è dei tanti consiglieri che si sono eletti, che si sono candidati, coloro che saranno eletti, non ho nemmeno il nome, ma è una squadra, è un'unione di persone che si è formata in questi 5 anni e che io sono onorato di rappresentare. Il primo pensiero l'ha rivolto ai suoi genitori, la dedica a loro, alla sua famiglia ovviamente. Sì, mamma l'ho persa 10 anni fa, papà l'anno scorso, però va anche a mia moglie, anche perché lei è stata un anno fa colpita dal male del secolo e l'abbiamo superato insieme.